Benvenuti a tutti noi. Fermiamoci interiormente per qualche istante. Creiamo in questo modo uno spazio di silenzio che ci unisce tutti. Usate lo spazio interiore per entrare in contatto con il nostro sé più profondo. Con ciò che in realtà siamo. Riposiamo nel nostro spazio interiore. Lasciamo per un momento le aspettative. Stiamo con noi stessi. Non facciamo nulla per un momento. So che è arduo non fare nulla. Provate a non scrivere. A non aprire video. State. Non fare. È una cosa molto importante. Veramente importante. Quindi se ci sono delle domande che sorgono durante l'insegnamento, non scrivetele sulla chat. Ci sarà tempo per questo. State in uno stato di ascolto. Lo stato di ascolto è un'apertura al ricevere.
È un sì. Senza reazione. Stiamo. Volevo parlarvi oggi di quello che state vivendo, di quello che stiamo vivendo in questo tempo. In questo tempo nel quale sono in tanti a sentirsi soli, sono in tanti a sentirsi senza appoggio, a vivere l'incertezza del futuro, sono in tanti a vivere separazione, sono in molti quelli che affrontano la malattia del corpo e della mente. Perché tutto questo? Cosa ci aspetta? Come rispondere? Siamo veramente soli? Siamo in balia di forze nemiche? Siete in molti a scrivermi, dicendovi tormentati da prove che sembrano più grandi della forza che crediamo di avere. Che senso ha tutto questo? Ecco di cosa voglio parlarvi oggi. Come troviamo un senso a tutto questo? Il senso lo viviamo. Il senso lo troviamo se viviamo ciò che ci tocca vivere come una prova. Le prove sono sempre state il mezzo per mostrarci la nostra forza. Quante volte abbiamo detto, ho superato questo, mi sento molto più forte. Questa prova mi ha fatto crescere. E in realtà non è la prova che ti fa crescere. La prova evidenzia la forza che hai. La prova evidenzia la tua struttura originale. La forza che abbiamo. E questa struttura è antecedente alla nascita del corpo. È la meravigliosa forza con cui siamo venuti, con cui siamo arrivati su questo piano materiale. È una forza innata. L'abbiamo sempre avuta, ce l'abbiamo ancora. È una forza sulla quale si è formato il corpo, si è organizzata la nostra forma. La struttura originale che ognuno di noi ha proviene dal mondo invisibile, è collegato con la totalità.
con il tutto, con l'uno. Ogni prova la porta alla luce, la mette sotto i nostri occhi. Quindi non è la prova che ci fa diventare più forti. La prova evidenzia la forza che abbiamo e che abbiamo sempre avuta. Chiunque di voi conosce le antiche arti marziali, sa che una spinta potente consolida la struttura. Una struttura forse dimenticata, ma viva, in ognuno di noi. Perché le prove scuotono le forme superficiali che le si erano attaccate intorno e le frammenta. E in questo modo veniamo liberati dalle forme superficiali, che diventano evidenti, che si sgretolano, lasciandoci liberi. E grazie alla prova che noi possiamo riconoscere la struttura che abbiamo sempre avuto. Che vediamo la forza che giaceva sepolta dalle abitudini, dalle delusioni, ma che è viva, vibrante, vitale, ma che soprattutto è ciò che siamo. E proprio perché la struttura è antecedente alla nascita, che non è separato da nulla, è indissolubilmente parte dell'uno e quindi attinge al potere dell'uno ed è lì che non siamo più soli. Non siamo più senza appoggio. Non possiamo più essere preda dell'insicurezza. Abbiamo quella fiducia che nasce dalla coscienza che qualunque cosa vivremo, qualunque cosa ci toccherà affrontare, contribuirà a mettere ancora più in luce questa dimensione interiore che avevamo dimenticato, che credevamo di non avere. È allora che andiamo incontro alla vita con la vita e non contro la vita. Non c'è nessun luogo comune di vittima quando emerge la nostra struttura originale. Guardate quante prove stiamo affrontando in questo momento. C'è da lamentarsene? Oppure possiamo renderci conto che queste prove portano quel diamante grezzo che crediamo di essere nella luce di ciò che è.
Quando sono stata in Siberia, mi hanno portato in quelle che chiamano le fabbriche dei diamanti. Non si fabbricano diamanti, che sono dei sassolini che non hanno nessuna differenza da qualunque altro sassolino che possiamo incontrare. Li ho tenuti in mano. Pietrine. E pian piano ho visto dalla pietrina venire fuori la luce del diamante. E questo è quello che sta accadendo a ognuno di noi adesso. Ciò che stiamo vivendo socialmente, ma anche personalmente, è questo. Ma guardate, è sufficiente leggere la vita dei santi, dei saggi, degli illuminati, per vedere che anche loro hanno seguito lo stesso percorso, anche loro per diventare quel brillante che risplende nei secoli. Hanno attraversato delle prove. Delle prove intense. Non c'è santo, non c'è illuminato. Non c'è saggio che non abbia vissuto prove intense. È questo quello che stiamo vivendo adesso. È questo. Lo sta vivendo l'umanità. E lo stiamo vivendo individualmente. Questo è un tempo potente, è un tempo da vivere pienamente, perché tutto ciò che sta accadendo è un aiuto. Ma proprio tutto. E se ciò che vi sta accadendo vi sembra troppo forte, troppo difficile, impossibile da superare, rendetevi conto che questa difficoltà vi dà la misura della forza che avete, la spinta è pari alla potenza della struttura che avete. La vostra struttura originale è potente. Quindi non è il momento di afferrarsi alla superficialità, di evitare la profondità. No. Questo è un tempo per essere coraggiosi, per andare a prendere ciò che abbiamo sognato di ricevere. Ed è nella difficoltà che avete il premio. La vita nuova che abbiamo invocato
è qui, è dentro la difficoltà. Ed è lasciando emergere la nostra struttura originale. Che riceviamo la vita nuova. La struttura originale è il carattere, ma è anche la mente. C'è una mente che non abbiamo mai perduto. È una mente originale. L'abbiamo fin dalla nascita. L'avevamo da piccolissimi e forse qualcuno di voi se lo ricorderà. Quando guardavamo stupiti, increduli, le delusioni di coloro che ci stavano intorno e ci domandavamo come mai non capissero che le cose non erano così. Non capivamo come potevano credere alla delusione. Forse sarà capitato anche a voi, come è capitato a me, di dire: ma non è così, ma non è questo. E di sapere di essere nella verità. Quella mente originale l'abbiamo ancora. Quando emerge la struttura originale, il nostro carattere, lì c'è anche la mente originale. È qualcosa che non è mai nato, quindi che non ha attraversato le delusioni della vita, come è accaduto alla mente terrena, alla mente legata al tempo, alla mente che aspetta il futuro per diventare qualcosa che non può riconoscere di essere. Ma vi è capitato? Avete certamente avuto esperienze nella vita nelle quali avete riconosciuto una mente originale che risponde alle sfide della vita senza sforzo, in maniera spontanea e libera. Forse vi sarà capitato di stupirvi davanti a un potere che emerge, si manifesta, agisce, soluziona, risponde. Perché l'abbiamo vissuto tutti. C'è un poeta che io amo tanto, Hafiz. Era profondamente innamorato della vita. E le sue poesie sono un'ispirazione meravigliosa, una consolazione meravigliosa. Cantava, per esempio, cavalchiamo ogni frammento di tempo che ci ritroviamo a vivere. Cavalchiamo quell'attimo come solamente chi è vivo sa fare. Facciamolo come un cowboy felice.
E allora anche Dio riderà insieme a te. Questo è un tempo per cavalcare ogni frammento di istante che ci ritroviamo a vivere. Quindi non preghiamo per essere liberati da ciò che abbiamo paura di vivere. Ma diamo la grazia, ringraziamo per essere accompagnati in ciò che ci tocca vivere. Ringraziamo. Ringraziamo per ogni prova che arriva, come faceva San Francesco, come facevano tutti i santi. Perché ogni prova viene per lasciarti ascendere, per portarti più in alto. Ogni prova arriva per quello. Ogni prova è un ascensore che ti porta su. Andiamo incontro alle prove con fiducia. Sono un dono e in questo momento sono il dono per la salvezza del genere umano. E c'è qualcosa che io amo tanto, che io amo veramente tanto nell'emergere della nostra struttura, nell'elevarsi della nostra mente originale e della creatività. Non è la creatività di essere artisti, non è quella. È una creatività totale. È la creatività di danzare con la vita e muoversi nella vita in maniera spontanea, in maniera unica, perché nessuno è uguale a te, perché siamo unici, la nostra struttura è unica e per questo la nostra danza con la vita è unica. E questo è ciò che ci offre la mente non nata, la struttura liberata, che non è stata umiliata, che non è stata delusa e quindi che non deve imparare a essere saggia, che è saggia. Che cosa ci regala la creatività? Che emerge da quella parte di noi mai nata, non contaminata dalla delusione. Ci permette di offrire al mondo la bellezza. Perché la bellezza è una luce che porta in sé la vita. E non parlo di un'idea di bellezza, perché quella contiene la delusione. Parlo della bellezza che è sostenuta dalla felicità intrinseca nella vita. Abbiamo tutto. Abbiamo già tutto, anche in questi momenti così difficili, anche in questi momenti in cui ci sembra di essere persi. Abbiamo tutto. Abbiamo veramente tutto. Questo insegnamento è molto semplice.
È un insegnamento meraviglioso, io lo amo per questo, perché è semplice, è facile. Ma va praticato. Va praticato non appoggiandosi a una comprensione mentale di questo insegnamento. Perché una comprensione mentale contiene inevitabilmente la delusione. Va praticato con costanza, con frequenza. Va praticato sentendo in noi stessi. La mente originale, l'emergere della struttura, sentendolo, riconoscendolo in noi stessi, non comprendendolo solo con la mente temporale contiene in sé l'esperienza della delusione. Quanti praticanti praticano per anni? E non c'è nessun cambiamento. Riconoscere la mente non nata, andare incontro alle prove che ci tocca vivere. È a portata di mano. Non c'è niente da comprendere mentalmente, intellettualmente. Non è quella la strada. C'è da vivere. Vivere ciò che ci viene porto dalla vita. La vita è un maestro meraviglioso. Ci porge ciò che ci serve per ottenere ciò a cui aspiriamo. E noi diciamo no, 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 questo è troppo, adesso questo non lo voglio, non posso viverlo, è più forte di me. E lì c'è il dono dentro. E noi diciamo no, adesso no, sì, voglio una vita nuova, ma questo no. Proviamo a dire questo sì. Questo che mi tocca vivere, grazie. Grazie, sì. Grazie, perché so che mi porta a chi sono, a chi sono sempre stato e l'avevo dimenticato. Ed ecco che la vita me lo riporta grazie a questa difficoltà. Un insegnamento meraviglioso, meraviglioso, di cui è facile innamorarsi. Un insegnamento che porta a manifestare la nostra vera natura. Perdonare ciò che abbiamo di più bello e più sacro, perché emerga finalmente una comunità libera di essere umani felici. Sì, che è il motivo per cui siamo qui, essere felici. Possiamo essere felici
mentre ci tocca vivere queste prove. La pratica ti aiuta. L'insegnamento è semplice. Va praticato. Non compreso mentalmente, praticato, vissuto. Vivetelo. Sono insegnamenti millenari. Hanno salvato l'umanità. Tantissime volte. E questo è il momento. Questo è quello che stiamo vivendo adesso. Possiamo ringraziare per quello che abbiamo in questo momento, per le prove che ci tocca affrontare in questo momento. Possiamo andare incontro a ciò che ci tocca vivere, aprendo le braccia e dicendo sì, voglio essere un diamante e non una pietra grezza. Perché questo è il momento. Guardate cosa ci insegna il corpo, per esempio, con le malattie che vive. Guardate come ci muoviamo nell'esperienza di una malattia. Cosa facciamo? La mente temporale, la mente che vuole controllare, la mente che vuole dirigere, la mente che vuole sperare di ottenere qualcosa nel futuro, non adesso, perché non conosce l'adesso. Non riconosce che la malattia è un movimento che il corpo fa per sanarsi. È un movimento spontaneo di guarigione, qualunque malattia lo è. E quindi la mente temporale cerca di controllare i movimenti del corpo. Abbiamo una febbre, prendiamo qualcosa per abbassarla. Abbiamo un raffreddore, prendiamo una pillola per evitarlo. Disconoscendo completamente che la febbre molte volte è un eccesso di calore che il corpo lascia uscire in maniera tale da riequilibrarsi. E un raffreddore è semplicemente un eccesso di stress che il corpo elimina. E quindi il raffreddore è un movimento
di guarigione. Non è qualcosa da reprimere. Invece di lasciare che questo movimento di guarigione che il corpo fa costantemente, invece di lasciare che agisca, la mente temporale interferisce, blocca, ferma, aggiungendo emozioni, paura. Cosa avrò fatto? Avrò mangiato troppo. E il corpo sta semplicemente muovendosi verso la salute. E ogni tanto c'è qualcuno che dice: io non mi ammalo mai. Ho una salute di ferro. Questo è quello che si dice. Ho una salute di ferro. Non è un buon indice. Non è un buon indice. È proprio non comprendere, non ascoltare, non permettere che il movimento naturale verso la vita si muova. Quanta sofferenza abbiamo accumulato dentro? Corpo di dolore. Quanta? Quanta ne abbiamo messo dentro? Quanta delusione ha prodotto? Sofferenza. Dove è andata quella roba lì? È passata? No, no, non è passata. Basta infatti che ogni tanto ci arrivi un pensiero del passato. Perché quella sofferenza venga fuori. È ancora lì. È nel corpo, nei muscoli, nei tendini, nelle ossa, nelle cellule, nel sangue, nell'acqua che attraversa il corpo. E allora? Quante volte la malattia è semplicemente la valvola di scarico di questo corpo di dolore? Per favore, aspettate un momento per fare le domande. Ci sarà tempo. Ascoltate adesso. Il corpo è uno strumento meraviglioso. Ci aiuta con il suo sentire, con la sua incredibile sensibilità. Ci parla. Ma noi cerchiamo di ascoltarlo solamente con quella parte della mente che cerca di controllare, che vuole dirigere, con quella mente che ha paura e che non è capace di ascoltare. Provate ad ascoltare il corpo dalla mente originale. Provate ad ascoltare il corpo da ciò che in realtà siamo. Ah, ecco.
Ecco. Adesso è il tempo per le domande, se ce ne sono. E forse ci saranno anche delle risposte. Prendiamoci nel frattempo qualche minuto per sentire, per stare. Ricordate. In questo istante di silenzio, ricordate quando eravate piccolissimi. Forse è possibile per molti di voi richiamare questa memoria. Ricordate quando da piccolissimi guardavate il mondo degli adulti. Con stupore. E vi chiedevate come mai credessero e vivessero in quel modo, quando a voi sembrava tutto molto diverso. Infinitamente più felice. Forse potete ricordare come cercavate di aiutare le persone che avevate accanto a vedere che quella non era la verità. Che la delusione che vivevano non era vera, che non era quello il punto. I bambini sanno. Poi pian piano in contatto con la delusione si deludono anche loro. E cominciano a sviluppare cominciano a dimenticare la mente originale Guardate queste domande. Quanta ricerca c'è di fare? Cosa posso fare? Luciano dice come trovare la novità. Luciano. E vivere il presente è solamente vivere l'istante. Ogni istante lo stesso gesto non è mai lo stesso gesto.
il presente, è essere qui e ora, ma è il corpo che lo fa. Non si tratta di fare, non si tratta di dirigere come posso guarire, cosa posso fare. Scendete nel corpo adesso, sentitelo, sentite, sentite il corpo. E la mente legata al tempo passato, futuro. Che vuole sapere come guarire, che vuole trovare la novità nei gesti che si ripetono. Uscite da lì. Non è da lì che ci si arriva. Praticate. Praticate. È la pratica. Ci sarà un ritiro su questo, l'ultima settimana di agosto, un ritiro proprio sulla pratica della mente originale, sulla pratica di affrontare le prove. Come si vive il quotidiano, chiede Luciano. Ma Luciano non vuole imparare a vivere il quotidiano, vuole trovare nel quotidiano qualcosa che crede che nel quotidiano non ci sia, perché i gesti sono gli stessi. Grazie Luciano di questa domanda, perché tu vuoi qualcosa, qualcosa specifico. È così che funziona la mente temporale. Io voglio questo. Voglio ottenere questo. Diceva un mio caro maestro, noi siamo davanti a una tavola imbandita dove c'è di tutto. E diciamo, ma non ci sono le banane, mancano le banane. E c'è assolutamente di tutto. Grazie Luigi, grazie. Ho perduto mio marito da poco. Ho cercato di seguire i tuoi insegnamenti, non fuggendo da questo dolore immenso, ma restandoci immersa e vivendolo. Mi sta aiutando molto. Grazie. Accogliendolo. Sì. Hai perduto il corpo di tuo marito, Luigi. Hai perduto le abitudini che vi legavano. Ma al di là di questa perdita, l'essenza di tuo marito non è scomparsa. L'essenza di tuo marito è vicina. In uno dei miei libri, Essere nel presente, racconto l'esperienza di un bimbo piccolo, un bimbo con una mente originale ancora. Davanti all'esperienza della morte improvvisa del padre, ai fratelli e alla madre, ha detto: ma papà
molto più a casa adesso di quando era vivo. E questa è la mente originale. La mente originale è in contatto con una dimensione che non è solo materiale, ma è una dimensione infinita. E allora percepisce ciò che sembra sia scomparso, cara Luigia. Non hai perduto tuo marito. Un utente Zoom, che non so come si chiami, altrimenti, mi scrive. Mi hanno chiamato mercoledì per dirmi di andare a ritirare il referto dell'esame istologico il giorno seguente perché c'era il medico. Questo perché c'è il medico mi ha gettato nella paura più totale. Dopo un po' mi sono ritrovata a pensare, ma perché devo rovinarmi la vita fino a quel momento? Allora ho ricominciato a vivere la vita. Alla fine il medico mi aveva voluto spostare il giorno solo perché per lui era possibile solo quel giorno lì. Sì. E voleva esserci per dirmi, il medico, che voleva esserci per dirmi che durante l'operazione che avevo subito era stata tolta tutta la lesione precancerosa e praticamente ero tornata sana, ma che avrei dovuto comunque prendermi cura di me, non saltando i controlli. Alla fine questa malattia per me è stato un dono. Ho imparato a prendermi cura di me maggiormente, curandomi di più nell'alimentazione consapevole, il movimento, la profondità e la meditazione. Sì, e la pratica. Perché la pratica ti mette in contatto con una dimensione che non esclude niente, che è unita con la totalità e quindi non teme la morte. La paura della morte viene dal fatto che ci separiamo da ciò che non vediamo. Sandra, ricordo la mente originale di quando ero piccola. E ricordo come mi sono fatta zitta, muta, non volevo più comunicare con il mondo adulto. Ho chiuso quella mente meravigliosa in un mondo solo per me. Portarla al mondo è l'impegno della mia vita, nelle mille difficoltà che incontriamo. Grazie a questo cammino insieme accade. Immensa gratitudine. È questo, è proprio questo. Quanti di noi abbiamo chiuso la mente originale in un mondo privato, tutto nostro, per proteggerci e ancora siamo rimasti lì e facciamo finta di non ricordare più chi siamo e perdiamo la saggezza, perdiamo la forza, perdiamo la vita. Sì, è semplicemente questo. Ah. Sì, Daniela, grazie. Anche tu hai perduto tuo marito
Eppure nel grande dolore sto assaporando la vita e tutti i doni che mi sta offrendo. Sì. Silvia, chiedo scusa a chi ha un problema più grande di quello che sto per chiedere. Non riesco a guarire la gelosia, non riesco a guarire. Dov'è? Ti ho perso. Arrivano troppe domande. Non riesco a guarire dalla ferita che il mio compagno sia andato con un'altra persona. È accaduto anche a me, Silvia. Ho vissuto anch'io la stessa esperienza ed è stata molto dolorosa. Ed è stato finalmente sentendo quel dolore che, accogliendolo, che sono scesa in profondità. E ho visto che quel dolore non era legato esclusivamente al mio compagno che era andato con un'altra persona, ma che era un dolore molto più antico, era un dolore di abbandono, di tradimento, era un dolore che aveva a che vedere col non essere stata ascoltata, col non essere stata amata, col non essere stata riconosciuta. Aveva a che vedere con tante altre persone, con tante altre delusioni che avevo incontrato nella vita. E io l'avevo messo tutto su questo compagno che era andato con un'altra persona e non era lì. E quella gelosia era tanta, tanta, tanta delusione accumulata negli anni vissuti. Quindi entra in profondità. Non si tratta di liberarsi dalla gelosia, come è una prova. La gelosia è il tuo passaggio. Entra in quel dolore. Stacci, sentilo fisicamente. È da lì che si apriranno le porte della delusione accumulata durante la vita da una mente temporale. E la mente temporale dice liberati dalla gelosia, perché è quello il punto. No, non è quello il punto. Grazie. Alessandra dice, quando ero bambina non volevo diventare grande perché i grandi non andavano sotto i letti. Le delusioni poi mi hanno fatto alzare e uscire da sotto i letti. La mente mai nata rimane originale. È sempre nelle vicinanze, spesso basta una briciola di presenza, sì, basta proprio una briciola di presenza per permetterle di uscire dal nascondiglio, di uscire da sotto il letto, sì. La mente mai nata è timida, no, la mente mai nata non è timida. No, no, è tornare a trovarci come un vecchio amico, amica. Il corpo si esprime nella materia attraverso la forma, la sensazione, la vibrazione, la luce, la fluidità, l'odore è uno spazio di apprendimento e crescita meraviglioso. Sì, ma la mente originale non è timida. No, no, no. La mente originale è saggia, è presente, è gentile. Non è timida, è gentile, è in ascolto, riflette, riflette ciò che è. Praticate, lo vedrete. Sandro dice, io mi ammalo molto poco, quindi questo non è un buon segno, Sandro. Non è questo. Non è questo. Guarda, da dove viene questa domanda? Cosa contiene questa domanda? Cosa sente il corpo davanti a questo? Ascoltati, le risposte sono dentro di te.
Ascolta, guarda i movimenti del corpo, vedi? Vedi come li ascolti? Le risposte non è importante che vengano da fuori, è importante che vengano da dentro. Io do delle indicazioni. Ma praticate, praticate. Senza pratica diventa semplicemente una comprensione mentale e non cambia niente nella vita la comprensione mentale. Per questo, Sandro, non c'è risposta alla tua domanda. Grazie. Grazie. Donate bellezza. Donate la bellezza che avete. La mente originale è piena di bellezza, così come è piena di fiducia. E ce l'abbiamo tutti. Non l'abbiamo mai persa. Venite a praticare. Ale, vieni, vieni a cantare per tutti noi. Grazie.